C'è questo silenzio in attesa che partisse la diretta. Allora, buonasera a tutti, è sempre, sempre bello essere qua da Brivio per presentare un nuovo libro, e quindi stasera poi una doppia emozione perché con noi c'è Franco Daniello, che è uno dei fondatori di uno di quei gruppi con cui io sono cresciuta, quindi io l'emozione non è doppia, tripla, non so neanche come definirla, è veramente enorme. Perché poi oltretutto io leggendo questo libro, che racconta i 30 anni di storia dei Modena City Ramblers, e inevitabilmente non solo arrivi alla meta, il titolo è alla meta arriviamo cantando, in questo caso arrivi alla fine cantando, perché inevitabilmente quando si leggono tra le pagine le storie che hanno portato alla nascita delle canzoni, delle collaborazioni con diversi artisti, da fan, da fruitrice delle vostre, dei vostri dischi, o meglio credo di averli consumati ormai quasi tutti, sia formato digitale sia il vinile, perché questa riscoperta del vinile è sempre molto interessante, inevitabilmente si arriva alla fine cantando, no? Quindi forse alla meta anche alla fine di questo libro. Come nasce l'idea di questo libro, Franco? Ma l'idea di questo libro nasce naturalmente in un momento in cui la musica e i musicisti eravamo un po' così frastornati, non riusciamo più a suonare, non facevamo più il nostro mestiere, quindi che è quello soprattutto nel nostro caso, Modena City Ramblers, di andare in giro a suonare, quindi non sicuramente di stare ognuno nella propria cameretta a comporre canzoni. E però in realtà questo è stato solamente lo spunto finale, diciamo la goccia, no? che però era tanti anni che io avevo voglia di scrivere qualcosa. Sai, quelle cose che uno dice: ah, adesso prima o poi scriverò un libro, poi magari non sa neanche scrivere in realtà, però uno se le inventa. In realtà a me mi è sempre piaciuto un po' scrivere, ogni tanto quando tornavamo dai viaggi, da questo tipo di esperienze, magari mi scrivevo degli appunti di viaggio, oppure mi chiedevano un articolo per qualche giornale, e quindi mi è sempre piaciuto scrivere. Però non mi ero mai messo, perché uno fa il musicista, fa lo scrittore, non mai tanto, quando uno vuole fare troppe cose rischia magari di in realtà soprattutto la nostra quotidianità è scandita dall'andare in giro, suonare, quindi anche mettersi a pensare qualcosa di diverso è sempre molto molto difficile, anche se abbiamo come musicisti e come Modena City Ramblers abbiamo alla fine tanto tempo, insomma ci reputiamo fortunati, non andiamo né in miniera né a non facciamo un lavoro di dove la mattina dobbiamo essere alle 8:30 in ufficio, quindi possiamo reputarci, come dire, però la quotidianità in realtà di un musicista fa sì che tu pensi alla musica, pensi a suonare. In questo caso, avendo tanto, veramente tanto tempo libero, e ho avuto chiamiamola folgorazione, perché in realtà è stato proprio così, cioè piacerebbe scrivere un libro, cioè non è stato casuale, però diciamo che è venuto quel momento in cui poteva venire. Però la cosa difficile era intanto perché devo scrivere un libro, ma c'è bisogno di scrivere un libro, un altro libro, 57.000 volumi escono all'anno credo, una cifra del genere, ma c'è bisogno anche di un libro di Franco che scrive dei... Poi in realtà ho pensato che il progetto potesse nascere non tanto su una biografia, che non avrei... Io a me poi particolarmente non piacciono le biografie, non ne leggo quasi mai, nemmeno di musicisti che mi piacciono tanto, perché sono
non mi piace nemmeno entrare nei dettagli, nelle vite o nelle date, non mi interessano. Qui invece io pensavo che invece fosse interessante, raccontare invece dei viaggi che abbiamo fatto come Modena City Renders, e soprattutto non tanto dei viaggi visti da me o da noi, ma soprattutto parlando di quello che abbiamo visto, delle persone che abbiamo incontrato. Cioè in realtà i veri protagonisti non siamo noi che siamo andati in giro, ma sono tutte le persone che abbiamo incontrato, i luoghi che abbiamo incontrato, che ci hanno ispirato le canzoni. Quindi dare anche un po', come dire, far vedere, cioè, perché abbiamo scritto una canzone, no? E far vedere cos'è che ci ha ispirato, che cos'è che ci ha emozionato. Quella è stata la scintilla. Poi naturalmente ho avuto la fortuna di chiedere alla nave di Teseo e alla Elisabetta Sgarbi e ai suoi collaboratori di presentargli questo progetto, che che alla fine nel giro, credo, di, adesso se non mi ricordo male, nel giro di un giorno e mezzo, ho un progetto di scrivere un libro così, sì, lo facciamo, è passato pochissimo. Quindi io da quel giorno lì ho detto, adesso però devo scrivere davvero. E quindi è nato un po' così. E poi nel giro di qualche mese, in realtà quando ho iniziato poi a scrivere, ho iniziato, se lo leggerete, è tutto molto, non è in ordine cronologico, e questa è stata una scelta anche proprio dovuta al fatto che io quando mi mettevo a scrivere pensavo, siamo andati in Palestina, perfetto, allora, perché quella volta lì in Palestina, e iniziavo a scrivere dalla Palestina, quindi non ragionando in ordine cronologico, in ordine di importanza, un ordine in qualsiasi altro, esattamente come mi uscivano le e dopo mi sono accorto che effettivamente mi uscivano molto molto velocemente. Insomma, alla fine non è stato difficile da metà in poi, perché avevo perché uno che non ha mai scritto un libro ad un certo punto gli viene una sorta di come dire, non di tabù, però dice, se poi mi ripeto, no? Non volevo ripetere soprattutto i concetti, perché la cosa principale non tanto il contenuto del viaggio in sé, ma quello che significa. E allora avevo paura delle ripetizioni, poi in realtà sono andato dritto fino alla meta. A me viene da sorridere pensando ai viaggi, perché dopo entriamo più in quello che sono stati i vostri incontri nei viaggi. Ma io quando sono arrivata alla fine del libro, però devo dire che già all'inizio mi sono chiesta, ma com'è possibile che io sia riuscita a vedere tutti questi concerti dei Modena City Renders? Perché come voi siate sopravvissuti ad alcuni viaggi, cioè se quando leggerete il libro, se l'avete già letto, l'avete già potuto capire, è veramente quasi istinto di sopravvivenza, perché avete rischiato la vita praticamente ovunque. e oltretutto delle situazioni anche molto surreali in alcuni viaggi. Ce ne vuoi raccontare qualcuna? Quando parti devi essere ovviamente disposto a fare qualsiasi cosa, non andando a dormire in luoghi, in hotel a 5 stelle. Ci è capitato di dormire in mezzo, insomma, a te poco ti è capitato di dormire, che dormi poco a te, esatto, in giro in Africa, in mezzo sotto le tende Sahrawi, però sempre in situazioni abbastanza, come dire, alla fine eravamo sempre sotto controllo, in realtà. A parte il viaggio in Bolivia. Ma sì, a parte il viaggio in Bolivia, sì, che quelle poi sono cose che poi ci ripensi quando torni a casa, che fai dei tratti di strada in mezzo sulle montagne con questi pullman che sfiorano praticamente il burrone, e vedi
e vedi l'autista che a ogni curva si fa il segno della croce e dici, ma è preventivo o è stato perché si è già salvato una volta, quindi ringrazia o si deve ringraziare? E lì non c'è storia, lì devi stare lì, pregare che non succeda niente, però a parte queste cose, no, sono stati viaggi sempre, oppure quando sei in Palestina a un posto di blocco dell'esercito israeliano ed entra uno dell'esercito, un ragazzino che aveva avuto al massimo 19 anni, con un mitra grosso così, pieno di bombe a mano, e viene nel pullman a vedere i documenti. Ecco, lì quelle sono cose che naturalmente non è che rischi, ovviamente, perché non c'è nessun rischio, però c'è sempre quella situazione che ti dice, cioè, però vedi, allora poi quando sei a casa e ti capita di sentire, è saltato in aria un pullman per un attentato, così, allora in quel caso lì dici, però dai, effettivamente, queste però sono le cose che fanno appunto, ti fanno capire esattamente quando vai in un, quando giri, quando fai un viaggio, vai in un luogo, ti fanno capire la realtà, questa è la cosa. Allora, anche tornando al discorso di prima, il perché scrivere un libro di viaggi di Modena Serena di 30 anni, non tanto per dire siamo figli, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, che non è sicuramente nelle mie di sicuro, nemmeno degli altri, non è tanto per far vedere, ma quanto per raccontare un po' un punto di vista diverso, che non è quello ufficiale, che non è quello dei... Quello che ho trovato molto interessante nel tuo libro è proprio raccontare proprio uno spaccato di mondo vissuto direttamente, perché un conto è leggere il giornale e sapere che cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo, e un conto è andarci lì e vedere effettivamente che cos'è. A me ha veramente impressionato il viaggio in Romania, cioè immaginarmi quei bambini, quei ragazzi, come li hai descritti, e tutto quello che vi è successo anche in quel viaggio è un pugno nello stomaco, perché un conto è leggerlo sul giornale, un conto è vederlo dal vivo, un conto è sapere che cosa succede in Messico, e un conto è vedere, perché chi è lì a fare come cooperante, a lavorare, vi accompagna e vi fa vedere le situazioni reali. Un conto è leggere che cosa succede, qual è stata la storia del Sud America, e un conto andare a vedere lì dopo 30 anni dalla morte di Che Guevara che cosa c'è e come vivono i boliviani. È tutta un'altra cosa. Sì, è tutta un'altra cosa, effettivamente. Naturalmente ognuno può dire sì, però esattamente come io non riesco a capire a capire bene quando mi raccontano queste cose, uno potrebbe dire, ma perché, cioè, la stessa cosa mi capita con il tuo libro. In realtà ho cercato volutamente di essere molto più, molto, come dire, leggero, no? nel racconto, proprio per fare risaltare proprio quelle parti che per contraltare erano molto che mi hanno lasciato delle emozioni, delle sensazioni molto forti. Molte situazioni effettivamente non siano raccontabili, cioè io ho provato, spero di esserci riuscito, però effettivamente come dicevi tu, se non vai a vedere non ti rendi conto. Ma in Romania effettivamente vedere la mezzanotte, vedere sbucare da un tombino un bambino, un ragazzo, di quelli che vivono sotto nelle fogne, nelle che poi non sono fogne esattamente, non sono le fognature quelle che pensiamo noi, le classiche, sono le condotte dell'acqua calda, che comunque sono interrate, chiamiamo le fogne perché di sicuro non sono pulite, ecco, no? Però
ecco, vedere i bambini, i ragazzi a quell'età lì, a mezzanotte, sfatti di colla perché durante il giorno vanno in escono e vanno in giro a vivono degli espedienti, a rubacchiare, a chiedere l'elemosina, e sniffano colla per non sentire, perché poi diventano drogati, non sentono la fame. Vederli sbucare a mezzanotte, o le 10, ecco, adesso non mi ricordo esattamente che l'ora, però diciamo la notte, la Bucarest è la notte fonda, perché quando scende il sole, Bucarest allora, quando siamo andati noi, erano pochi anni che era crollato il regime di Ceausescu, quindi era ancora una situazione molto, molto grave, molto drammatica quella dei bambini. Vederli è una situazione, cioè quasi non riesci nemmeno a raccontarla, cioè io ci ho provato, bisogna vedere se sono riuscito a raccontarla, però non riesci nemmeno a capirla, ed è, io credo che sia quella una situazione, per esempio, che rispetto anche a altri luoghi dove abbiamo visto la povertà, dove abbiamo visto i bambini sfruttati, lì non sono nemmeno sfruttati, lì sono proprio dimenticati completamente, no? Proprio sono invisibili, no? Sono abbandonati a loro stessi, ed è una situazione che credo che sia la cosa peggiore da vedere riguardo i bambini, no? Anche perché proprio quelli non hanno proprio un futuro, nessuno, neanche brutto, cioè nel senso che non li nessuno li sfrutta nemmeno, capito? Sono proprio completamente, non esistono, sono bambini, e allora questa infanzia completamente negata credo che sia una botta micidiale. Questo è, io penso che allora anche per tutte queste cose, ma sì, queste secondo me vale ancora la pena raccontarle, perché magari ma ci sarà qualcuno che lo legge, ed è sempre bello condividere queste sensazioni, queste emozioni. E adesso cambio un po' argomento per alleggerire un pochino, perché il viaggio in Romania è bello tosto anche da leggere, non solo da raccontare, però mi ha fatto sorridere un po', perché non pensavo fosse nata così la vostra versione di Bella Ciao, che ormai è suonata in tutto il mondo. Cioè, chiunque ormai vada in giro a qualche manifestazione per il mondo, la canzone che voi definite una canzone che racconta l'amore per la libertà, perché per voi è quello soprattutto, la vostra versione di Bella Ciao è veramente, credo, ascoltata, la sentiamo anche in TV quando ci sono le manifestazioni, veramente a qualsiasi latitudine sentiamo il suono iniziale dei fiati che riconosciamo subito, identifichiamo la Bella Ciao dei Modena City Ramblers. In realtà è una versione che quasi avete improvvisato fondamentalmente, poi sicuramente ci sono state delle modifiche successive, però in mezz'ora siete saliti sul palco e avete fatto questa versione di Bella Ciao. Sì, a questo la mi sono segnata il 7 giugno 1992. La versione, sono riuscito a risalire anche esattamente alla data, era ben in là, quindi era una festa che avevano a Bologna, avevano chiamato Contro Colombiadi, perché in quell'anno c'era i festeggiamenti, le celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, e a Bologna invece avevano organizzato quelli di cuore del giornale e alcune associazioni una controcelebrazione per comunque tutti ricordavano gli americani e nessuno pensava a quello che invece diciamo quello che i coloni hanno quelli che hanno colonizzato non solo gli Stati Uniti ma tutta l'America centrale e Sud America hanno fatto nei confronti degli indiani, dei nativi. Il più grande olocausto è stato quello lì, non è stato nemmeno quello della Seconda Guerra Mondiale, però nessuno se lo ricorda, ormai è una cosa che è troppo in là. E allora c'era questa festa, noi eravamo un po' il gruppo che veniva dalla
dalla no, dalla periferia, da, si chiama, del, dei, dei, i, se, i sempliciotti che venivano da Modena, perché Bologna, Bologna è Bologna, quindi Bologna da Modena, diciamo la provincia. E noi siamo arrivati lì, ci hanno invitato, eravamo da neanche un anno che suonavamo, e avevamo da un po' di tempo voglia di fare Bella Ciao, però ancora non avevamo, c'era solo l'idea, diciamo, ci piacerebbe fare il nostro, diciamo, guru spirituale Luciano Gaetani, che era il nostro, uno dei cinque che hanno fondato insieme a me e agli altri quattro il primo nucleo dei Modern Stranglers. Cioè, sì, dobbiamo rifare Bella Ciao perché bisogna suonare le robe della Resistenza. Vedeva lungo già allora, era il più anziano di noi, e però non avevamo mai, l'avevamo provata una volta e non, ma neanche, forse neanche, forse, sì, l'avevamo provata una volta durante le prove, così, tanto per, e quindi ci siamo trovati lì a questa festa davanti, e c'erano 10.000 persone a piazza, pienissimo, proprio piazza maggiore, stipata, un bellissimo cast, c'era Stefano Benni, c'erano attori, era una giornata molto bella, e noi dovevamo decidere se, che cosa fare. Facevamo ancora i nostri brani irlandesi, quelli un po' più da battaglia, quindi come dire, rischiavamo anche di essere fuori luogo, no? in una situazione del genere, dove c'era molto impegno sociale, politico. E allora mi ha detto, dai, facciamo Bella Ciao. Ah, sì, no. Insomma, abbiamo deciso di farla. L'abbiamo provata un quarto d'ora prima di salire sul palco. Arrangiata in quel momento, praticamente suonavamo tutto. Eravamo in 7-8, adesso non mi ricordo neanche più in quanti eravamo quel giorno lì. E abbiamo deciso di farla. Non era l'arrangiamento finale, col flauto, iniziava con il banjo che faceva il ritmo così, la gente un po' attonita perché hanno visto questi UFO qua che non avevano, diciamo, questi qua da dove escono, no? E poi quando è iniziato a cantare, è partita Bella Ciao, la gente è impazzita. Fino allora non c'erano tanti gruppi che la facevano, c'era una bella versione della banda Bassotti, che però erano sicuramente molto più di nicchia, perché avevano un circuito differente, non erano, noi alla fine eravamo sì come dire combat, ma alla fine un po' nazionale, cioè non nazionale popolare, però noi alla fine eravamo un po' più istituzionali, perché la banda Bassotti erano dei centri sociali di Roma, quindi avevano un giro, no? Noi eravamo emiliani, quindi come dire, cioè siamo posso leggere, quindi, noi che eravamo emiliani, cresciuti nella rossa opulenta Emilia, che provavamo a fare un po' i ribelli, un po' gli irlandesi, ma che poi la domenica non rinunciamo ai tortellini, perché non sia mai che la rivoluzione la facciamo a pancia vuota, giusto per inquadrare in gruppo. Esattamente, cioè, noi eravamo comunque quelli lì, e quindi vedere, però evidentemente la gente ha capito e aveva voglia di questo tipo di canzoni, e c'è stata la piazza che esplosa, hanno iniziato a cantare tutti, noi probabilmente non ci sentivamo neanche, cioè, non oso pensare, per fortuna che non c'è nessuna registrazione di quella giornata, perché non voglio testimoni, per fortuna, anzi no, in realtà per sfortuna, perché c'era Video Music che allora... o Video Music o Tele Monte Carlo, che trasmettevano in diretta tutta la manifestazione, salvo il nostro intervento di 10 minuti nei nostri due canali, perché c'era la pubblicità. Allora, siccome probabilmente avranno detto, no, questi sono quelli che contano meno, quando ci sono i Modern Stranglers mandiamo la pubblicità, e siamo, infatti quando siamo scesi, ah bello, chissà se... No, c'era la pubblicità, no, niente. Poi non c'erano i telefonini, non c'erano così, quindi non abbiamo prove di quel giorno. È tutto. Però poi Bella Ciao non manca a nessun concerto, e soprattutto non è mancata per tanto tempo al concertone del primo maggio.
Perché bisogna dire che non le mandi tanto a dire anche nel tuo libro. Cioè, se hai qualcosa da. Qualche sassolino nella scarpa. No, non è anche più di tanto. Ma qualcosina, però il concertone del 1° maggio, però insomma, non è che le avete proprio. No, già non le avete mandate a dire all'epoca, credo. E in più, insomma, avete ricordato, per evitare che si dimentichi questa cosa qua, che un po' mi ha ricordato qualcosina dell'ultimo concertone del 1° maggio, nel senso che vi avevano chiesto di non fare Bella Ciao, una sorta di censura preventiva. Poi a un certo punto hanno provato in tutti i modi, poi nel libro ovviamente raccontato e descritto molto meglio, e si strappano parecchie risate nei racconti che fa Franco nel libro, ma alla fine gli avete fatto credere che non l'avreste fatta, e poi in realtà ve ne siete fregati altamente e avete fatto comunque Bella Ciao. Ovviamente. E mi ha detto sì, va bene, sì, facciamo. Ore di discussioni, di ore di che ci chiedevano, ci dicevano. Che poi era uno, non era né la CGL, né la. Era uno, era il direttore artistico di quell'anno, che era Sergio Bardotti, che è stato un grande paroliere, ha scritto migliaia di canzoni negli anni 60, 50, 60, 70. Ha scritto un sacco di canzoni, che era appunto il direttore artistico, e ci chiese, siccome quell'anno la parola del 1° maggio era amore, lui diceva no, aveva le sue, però era molto ostinato, cioè nel senso che lui ci aveva detto non la fate, cioè se venite qua per farla non venite, mi ha detto no, veniamo e non la facciamo. In realtà quando siamo stati sul palco abbiamo attaccato un'altra canzone che era della stessa con lo stesso ritmo, con la stessa tonalità, che nessuno se n'è accorto, anche perché avremmo fatto veramente una figura veramente pessima, perché la gente se l'aspetta. Certo. Se non la fai, cosa fai? Lo spieghi? Se lo spieghi, fai fare brutta figura ai sindacati, agli organizzatori, che non c'entravano niente. Se non la fai, la gente dice venduti, avete fatto una canzone vostra per guadagnare sulla SIAE e non Bella Ciao, e quindi pigliavamo piano sotto noi. No, facciamo, s'arrangia, lui poi, la gente non sa niente, non è successo niente. Poi che quando siamo usciti, che hanno girato il palco, c'era questo qua che ci aspettava, e ha iniziato a inveire, a dirci tutte le parole possibili e immaginabili, noi siamo usciti, abbiamo preso gli strumenti, abbiamo sceso le scalette, siamo andati via. Noi non abbiamo mai più saputo niente di. Però Bella Ciao si è sempre fatta. E poi a me è una cosa che veramente ha fatto molto sorridere, tanto che quando l'ho letto a un certo punto, ho letto questo pezzo un po' a un po' di amici, perché era veramente divertente immaginare quella scena. Io ero bambina, quindi non ricordo esattamente quel periodo, però poi vabbè, col tempo poi sappiamo com'è andata. Eravate a Lisbona e a un certo punto, cioè insomma, periodo di mani pulite, insomma, arresti, indagati, eccetera. Poi a un certo punto vedete in televisione la faccia di qualcuno di ben noto e non capivate però niente, giustamente era nel notiziario in portoghese, quindi non si capiva la lingua, e avete chiesto che cosa stesse succedendo, insomma avete cercato di capire. Mi permetti di leggere questo, vi faccio un po' di spoiler, però è troppo bella questa scena. Non capiamo, diteci che cazzo sta succedendo. Qualcuno di noi capta qualche parola, ci aiuta la comune origine latina delle nostre lingue e in un lampo finalmente capiamo che Berlusconi è finito nel registro degli indagati. Il momento sospeso si interrompe in un attimo, esplodiamo in un boato come al gol di Rossi e tedeschi in finale a Bernabéu. E poi abbracci, brindisi, insulti al per noi finalmente condannato a 30 anni di lavori forzati alla Guyana francese, intervallati a lodi e igne ai pubblici ministeri. Quello era il nostro mondo perfetto, l'epifania della nuova Italia. In quel momento ci sentivamo di nuovo campioni del mondo. La serata assunse tutta un'altra rilevanza, che poi si risolse tutto in un nulla di fatto, traducevino. Ecco, diciamo che io ho subito il traducevino a memoria. Però ecco, ce l'ha raccolto quella scena lì, e in generale tutto quello che un po' è stato anche un po'
il viaggio anche a Lisbona e tutto quello che poi sono state poi le collaborazioni anche future in altri luoghi. A Lisbona poi ne sono nate altre, la grande collaborazione con Paolo Rossi che vi ha un po' lanciati, forse si può dire, anche a un grande pubblico, e poi tutte le collaborazioni anche a livello internazionale con veramente musicisti di ogni tipo. Ma sono tutte nate. Beh, quello è in particolare uno dei primi viaggi che abbiamo fatto, che avevamo organizzato a Lisbona, la città europea, non era città europea della cultura, era un'altra manifestazione che facevano a livello europeo ogni 2-3 anni, e in quell'anno dei giovani artisti, si chiamava Biennale dei Giovani Artisti. Noi non eravamo proprio più giovani, però eravamo giovani come band, e quindi ci mandarono, il comune di Modena ci mandò in rappresentanza del comune, della regione a Lisbona. Quindi abbiamo fatto un po' vacanze, un po' viaggio, un po'. E niente, lì dopo noi da quando poi siamo tornati ci siamo resi conto che comunque le cose andavano bene, però ovviamente noi in quel periodo eravamo ancora, lo facevamo ancora per hobby, quindi avevamo tutti un altro lavoro, chi studiava, chi finiva di studiare, chi lavorava già. E piano piano abbiamo iniziato, è arrivato il giorno in cui abbiamo dovuto tirare le fila e dire: bene, adesso cosa facciamo? Abbiamo trovato la casa discografica che ci ha fatto un contratto per alcuni dischi, quindi in quel momento, erano i fine 95, abbiamo detto chi è che ci sta, chi è che va, che tenta. Poi non c'era niente di sicuro, cioè poteva finire tutto l'anno dopo o andare avanti altri 30 anni, come poi per fortuna è successo. E da lì abbiamo iniziato anche a cercare di trovare anche delle collaborazioni, appunto, con Paolo Rossi. Mentre l'anno prima, poco prima di andare a Lisbona, in realtà avevamo fatto un brano con Bob Geldof, che è stato la prima collaborazione importante che. Però nascevano molto, molto tutte, no, a parte quella di Bob Geldof, che fu la casa discografica che ce lo propose. Però con Paolo Rossi fu sicuramente una cosa straordinaria, cioè per noi era, a parte che era proprio un mito, Paolo Rossi era, è stato proprio uno dei più grandi di quell'epoca per tanti motivi, non solo perché era bravo, ma perché aveva inventato un nuovo modo di fare teatro, di fare televisione, e noi avevamo partecipato, ci aveva chiamato partecipare al circo, che è stato il suo più grande spettacolo, questo circo itinerante con tutti i più grandi comici di quell'epoca, e non solo. E da lì ci è venuta l'idea di fare qualcosa assieme, e l'abbiamo chiamato a suonare, a cantare nel disco, poi abbiamo fatto soprattutto con lui una serie di spettacoli che furono molto importanti per noi, che hanno dato, come dire, ci hanno, appunto, come dici tu, lanciato anche in uno spazio che non era, che noi non avevamo ancora, anche quella poca televisione che abbiamo fatto l'abbiamo fatta insieme a Paolo Rossi, per esempio. Allora, io mi sono preparata con un paio di domande, però ovviamente se tra di voi c'è qualcuno che ha delle curiosità, fatemi cenno, zittitemi, io vi faccio parlare. Quindi se non ne avete pensate, sì, volete pensare... Sì, no, perché non voglio essere l'unica a far domande, cioè, siete benvenuti qua in libreria, quindi approfittate pure di tutte le domande. Però io, da Guccignana, non ce la faccio a non chiederti come è stato lavorare con Guccini, perché la cosa che mi ha fatto sorridere quando leggevo appunto il racconto della collaborazione con Guccini è che anche per voi era difficile, perché anche voi eravate dei fan e quindi diventava, e non vi sentivate quasi neanche colleghi, eravate più
prevaleva la parte del fan piuttosto che quella del collega vero e proprio. Ma raccontami di Guccini, ti prego. Beh, Guccini è appunto, è questo che, cioè, quando uno si approccia a Guccini lo vede come ovviamente, cioè, come uno non solo inarrivabile, cosa che non è, appunto, perché ha fatto un pezzo con noi, quindi, cioè, un pezzo ha rifatto con noi Auschwitz che lui aveva registrato una volta sola, tra l'altro non l'aveva mai più rincisa con nessuno, quindi vuol dire che era uno che si metteva molto in gioco, si è sempre messo in gioco, ed era, a parte il fatto della comunanza, diciamo, del territoriale, che quello ovviamente ti facilita un po' le cose, perché sai anche come prenderlo, no? Cioè, sai, lui è di Modena, insomma, tra Modena e Palana, però insomma è modenese d'adozione, nel senso che comunque ha iniziato a suonare lì, quindi. E l'approccio era proprio questo, cioè la difficoltà era di capire fin dove uno si poteva permettere di spingersi nell'avere a che fare con lui, perché noi appunto l'abbiamo, cioè lo vedevamo come Guccini, lui invece si vedeva come Francesco, no? Come insieme a Modena Stirenne, tant'è vero che poi in realtà subito, dopo poco che era iniziato intanto a registrare, è stata una cosa incredibile, perché lui l'abbiamo fatto cantare e dopo ci ha chiesto: ma va bene? se volete la rifaccio, e noi tutti no, benissimo, perché ci ripensa e entra nel loop che dice no, è andato bene, ma poi dopo cancia, perché ci sono anche di quelli che sono più, poi ha detto no, va benissimo, perfetta, come è uscito, dopo ha iniziato, si è rotto il ghiaccio, ha iniziato a chiacchierare, siamo stati 2 ore dove lì chiacchierava, ci raccontava aneddoti, ci raccontava storie, tutta e poi alla fine ha detto: ragazzi, però adesso parliamo di cose serie, dove andiamo a mangiare? Si è fatto tardi, dove andiamo a mangiare? Se siamo andati, abbiamo finito la serata, quindi, come dire, c'è stato poco il vederlo come Guccini, il sogno, magari, che anche lì ci possiamo reputare veramente davvero fortunati, perché chissà quanti musicisti hanno avuto la voglia di fare di fare qualcosa con Guccini, e noi nella nostra così semplicità, insomma, siamo riusciti, ed è stata una bella esperienza, ma in quel disco lì in particolare, con tanti, abbiamo collaborato con Momio Vadia, con Piero Pellù, insomma abbiamo avuto a che fare con delle persone che si sono, come, perché quello in particolare, appunto, Partigiani, era un progetto che andava oltre al Modena Stirenders, oltre, quindi tutti quelli che abbiamo contattato subito hanno detto: oh, bellissima idea, io ci sto, e quindi non è stato neanche veramente tanto difficile avere tutti quegli occhi, che poi non sono ospiti, perché in realtà non era un disco nostro, di inediti nostri, dove viene uno lì, rifacevamo le canzoni, riarrangiavamo le canzoni di altre, sulla resistenza, sulla guerra, così, e quindi è stato veramente molto, molto facile, è stata una cosa molto bella, bellissima. In 2 mesi abbiamo fatto tutto. Uno dei miei album preferiti, lo ammetto, Appunti Partigiani, uno dei miei preferiti. Io rinnovo l'invito a far domande, se ne avete. Tutti timidi sono alle presentazioni. Ma guarda, perché mi piace ascoltarle. Posso farne una? Vai. Sì, io non ho letto romanzo, ovviamente, il romanzo, il libro, la storia, ma ci sono anche degli accenni alla musica, proprio a come concepite, a come partorite i brani, qual è il processo creativo, non so, raccontati qualcosa, dai.
sulla musica. Sì, in particolare della musica parlo tanto, parlo molto della musica irlandese, che è quella che ci ha dato che è stata l'ispirazione per iniziare a suonare. C'è un gruppo, nei Chieftains, i Pogues, noi siamo nati come tutti amanti della musica irlandese, ci siamo trovati fondamentalmente, allora ci trovavamo per divertirci, appunto. Cioè, volevamo andare, era la classica scusa per andare in qualche pub, in qualche locale a cantare, berci una birra e divertirci. Per alcuni anni è stato veramente così. Cioè, non avevamo nessun obiettivo che non fosse proprio quello. Poi pian piano abbiamo iniziato a scrivere, c'era chi aveva più una vena ovviamente di scrittura, di composizione, quindi uno all'inizio ha portato, soprattutto Giovanni Rubiani, il chitarrista, e anche Alberto, il fisarmonicista, iniziarono a scrivere delle canzoni. Una delle prime appunto fu Un giorno di pioggia, che è quella che ancora ci, come dire, è uno dei classici, che non, uno dei cavalli di battaglia che è sempre nelle scalette, e quindi abbiamo iniziato anche a creare, cioè a comporre canzoni che naturalmente in quel periodo, soprattutto in quel periodo, nei primi anni, ovviamente erano molto nascevano dalla passione per la musica irlandese, per i Pogues, che sono stati fonte di ispirazione. Però la cosa insomma particolare è che comunque nella musica folk, noi ci reputiamo folk per, non tanto come musica in sé, no? come aggettivo, cioè non è un il folk, tutto può essere folk, il folk vuol dire popolo, quindi qualsiasi cosa che è popolare potrebbe essere folk, però diciamo che il genere che a noi piace, che abbiamo anche copiato, che abbiamo ripreso dall'Irlanda soprattutto, è quel genere popolare che si può, che può rivivere ogni volta in un'epoca diversa e rimanere sempre una canzone. La stessa Bella Ciao è una canzone che non era la Bella Ciao che conosciamo noi, era una Bella Ciao che cantavano le mondine quando venivano, soprattutto venivano in Piemonte, partivano da tutta Italia, dal nord Italia per venire, e cantavano, e quindi era un'altra versione, e quella è una canzone folk. Ma lo stesso Buccini è folk, lui quando abbiamo rifatto la locomotiva e abbiamo tolto una strofa dalla locomotiva. La locomotiva è lunghissima, c'è 10 strofe, una canzone bellissima, però, e noi ne abbiamo tolta una. E anche io per un tempo me lo chiedevo, ma perché abbiamo tolto una strofa? Cioè, una, ne facciamo 10, ne facciamo 11, alla fine non è che cambiamo. Invece l'abbiamo tolta perché è una strofa che non ci piaceva. Quando gliel'abbiamo chiesto, perché a rifare dei testi o pezzi di testi, se rifai la musica non devi chiedere il permesso, se metti mano al testo devi chiedere il permesso. Quando gli chiedemmo, no, ma noi abbiamo rifatto la locomotiva, però abbiamo tolto una strofa, ti dispiace? Lui disse a uno di noi, non ricordo neanche a chi, disse, ma che strofa avete tolto? E io gli dico, no, abbiamo tolto quella lì. Vabbè, avete fatto bene, non mi piaceva neanche a me. Tanto per dire, no, che il folk è così, cioè il folk non è cristallizzato, cioè le canzoni possono cambiare nel tempo, possono e noi abbiamo fatto tante volte, abbiamo fatto questo tipo di operazione, abbiamo rifatto Oltre il ponte, la canzone di Calvino, l'abbiamo rifatta, abbiamo cambiato completamente la musica, perché la musica
originale, chiamiamola così, non ci piaceva, l'abbiamo rifatta, abbiamo messo una canzone, un brano irlandese, però insomma, diciamo che anche il metodo compositivo è anche questo, è anche rimaneggiare, riprendere, e nel folk si può fare, cioè si fa, e anzi credo che sia giusto farlo, perché in questo modo le canzoni prendono nuova vita nel come dire, sì, se adesso, cioè adesso nessuno che la musica classica, per esempio, rifatta adesso uguale la puoi riprodurre, però non è, cioè, nessuno si mette più a scrivere, chissà perché nessuno scrive più la musica classica come scriveva nell'Ottocento, cioè, nessuno te la scrive così, perché però se prendi delle musiche dell'Ottocento e le rifai con anche il gusto del attuale, questa è una cosa che si può fare, cioè si può fare, insomma, che piace. E quindi anche dal punto di vista appunto così compositivo il nostro lavoro è sempre stato un po' finalizzato anche a cercare sonorità da riprendere, da rimodernare, da riarrangiare, riattualizzare, così. E poi ti faccio un'ultima domanda, poi lascio spazio al pubblico, vorrà sicuramente un firmacopie, una dedica sul libro, che io già ho perché sono lettrice siccome sono poco fan accanita, io ho dei Modena City Renders, frequento poco i vostri concerti, pochissimo proprio, mi prendo una persecuzione, ma proprio metterò nel cartello tu non puoi entrare, basta, lasciati in pace. Però visto che abbiamo parlato di cavalli di battaglia, non posso non parlare di un altro cavallo di battaglia che è i 100 passi, e anche quella, oltre a Bella Ciao, diciamo, è la canzone che vi racconta e vi distingue anche dal punto di vista musicale, ma come tante altre vostre canzoni racconta una storia, in questo caso quella di Peppino Impastato, ma in generale voi nelle canzoni raccontate tante storie, tante persone. Ecco, ci vuoi dire due parole sui 100 passi e magari se c'è una canzone che ha qualche protagonista a cui sei particolarmente legato? No, beh, 100 passi sicuramente forse quella, diciamo, nostra, originale, quella più conosciuta, quella che è diventata anche un po' una sorta di colonna sonora di qualsiasi, ogni manifestazione di cui tantissimi ragazzi. Quella è nata vedendo il film, alla fine, perché la storia prima del film non si conosceva. E il film ci ha ispirati e poi ha dato la canzone ha dato ancora più, come dire, più risalto non solo al film, ma appunto diventando la colonna sonora di tutte le manifestazioni antimafia. È diventata, insomma, la canzone più, forse più famosa nostra. E nata appunto così, Roberto, il batterista, aveva visto il film, poi ci ha detto: oh, guardate che c'è quel film lì, poi l'avevamo visto tutti. Oh, voglio scrivere una canzone perché è una storia. Che a parte il film, perché poi i film sono belli, no? Ovviamente, cioè, fanno conoscere una storia, però poi, come dire, il film, una volta che uno l'ha visto, basta, l'ha visto. Invece la musica ha questo potere della ripetibilità, no? Che uno può ascoltarla 100 volte e la può trasmettere al fratellino, la trasmette al figlio. Con i film è più difficile, perché poi i film una volta invecchiano molto più facilmente delle canzoni, alcuni ovviamente, non tutti, però è anche più difficile trovarli, devi, è un altro modo. Invece le canzoni ti arrivano alla pancia, le ascolti, ti può fare effetto, se ti fa effetto ti può piacere o non piacere, però sicuramente hanno un altro, arrivano molto di più che e quindi diciamo anche così, è stato anche molto, come dire, per noi è stato incredibile che questa canzone
subito dopo, subito, insomma, anche in breve tempo, abbastanza in breve tempo, si è diventata proprio la canzone antimafia, per ce le chiamiamo antimafia, diciamo, tanto per stare per essere più. E con Giovanni soprattutto è nata una bellissima amicizia, perché questo ci ha permesso poi di andare, ci ha chiamato a suonare a Cinisi il giorno della commemorazione della morte di Peppino. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere di conoscere la mamma di Peppino, di Giovanni, la signora Felicia, e la cosa però più impressionante è stato quel giorno quando siamo arrivati lì a Cinisi, eravamo il giorno dopo avremmo dovuto suonare, è iniziata la manifestazione, così facciamo e vediamo tutte in quei due giorni tutte le finestre, tutte le saracinesche della via dove abitavano loro, dove c'era la casa della famiglia Impastato, e 100 metri appunto, 100 passi dopo c'era la casa di Badalamenti. Ecco, tutta quella via, che è un corso lunghissimo, sembra una via stranissima perché è proprio lungo e poi va un po' in salita così, tutte le finestre, tutte le saracinesche chiuse per due giorni. Questo succedeva allora, cioè nel 2004. Adesso non è più così, le finestre cominciano a aprirsi, quindi vuol dire che comincia una coscienza, però allora era veramente così, cioè nessuno voleva far vedere, perlomeno non volevano far vedere, non si sa se erano d'accordo o meno, se erano, però sicuramente non volevano far vedere che partecipavano alla manifestazione, quindi finestre chiuse, saracinesche abbassate, negozi con 10.000 persone, non c'era un negozio che vendesse se non un bar forse in fondo là, che probabilmente ha detto vabbè, oh ragazzi, però tutti gli altri erano, ecco, questa era la cosa che ci è rimasta più impressa di quel periodo, che voleva dire che insomma, che lì il paese non voleva immischiarsi come avevano fatto per tanti anni. Però la grandissima dignità della mamma di Peppino, che sfidava, si sarebbe fatta probabilmente ammazzare anche lei, cioè, tranquillamente, anche volentieri probabilmente, pur di non dargli la vinta. Aveva proprio una dignità incredibile, clamorosa. Cosa dire? Grazie per questi racconti, e veramente vi invito a leggere il libro, ma perché raccontati da chi ha tutto quel periodo, l'ha vissuto, ovviamente dà quel valore aggiunto anche un po' alla storia dei Modena City Ramblers, che noi sentiamo solo con la musica, ma è anche bello sapere un po' come sono nati tanti testi, collaborazioni varie, immaginatevi quando sono arrivati a portare la musica irlandese in Sud America, abituati a salsa, bachata, merengue e quant'altro, li avete un po' storditi con la musica irlandese. Però ecco, quindi questo è l'invito che vi faccio. Grazie Franco per l'ospitalità e per farci sempre queste, organizzare sempre queste belle serate. Grazie mille. Grazie a te.